Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme un classico, ovvero la torta della nonna. Vediamo quindi insieme che cosa ci serve per prepararla. Gli ingredienti che ci occorrono sono 300 ml di latte, 2 tuorli, il succo di mezzo limone, 70 g di zucchero semolato e 40 g di maizena. Per la nostra frolla invece utilizzeremo 230 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo e dei pinoli da mettere sulla superficie della nostra torta della nonna. Mettiamo il latte in un pentolino e lo facciamo scaldare a fuoco basso. Montiamo ora i 2 tuorli con lo zucchero. Setacciamo ora la maizena e mescoliamo. Spruzziamo anche il succo del limone. Aggiungiamo il nostro impasto nel latte caldo e con una frusta mescoliamo il tutto finché si otterrà una crema bella densa. Lasciate sempre la fiamma molto bassa e continuate a mescolare. Continuiamo quindi a mescolare con la nostra frusta manuale finché la crema diventa densa e raggiunge la consistenza desiderata. Quando la crema si è addensata, mescolate a fuoco spento con le vostre fruste e poi trasferite velocemente la crema pasticcera in un contenitore freddo. Facciamo raffreddare ora la nostra crema pasticcera in frigo mettendo della pellicola trasparente attaccata alla crema per fare in modo che non si formi una patina in superficie e la lasciamo completamente raffreddare. Intanto prepariamo la nostra frolla. Setacciamo le polveri nel nostro mixer. Aggiungiamo l'uovo, lo zucchero e infine il burro tagliato a pezzetti a temperatura ambiente. Mescoliamo bene il tutto. Lavorate per bene manualmente la frolla e la lasciamo in frigo a riposare per un quarto d'ora. Quando la nostra frolla è pronta ne ricaviamo 2 dischi. Uno più grande che ci servirà per il fondo e per i bordi della nostra torta e uno della giusta dimensione della tortiera che ci servirà per ricoprirla. Mettiamo quindi il primo impasto di base in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata e con una forchetta facciamo dei buchini per facilitarne la cottura. Calcolate che con le dosi che vi ho dato sto facendo una torta piccolina, infatti la mia teglia, la mia tortiera ha un diametro soltanto di 18 cm. Se volete farne una più grande basta raddoppiare le dosi. Mettiamo ora la nostra crema pasticcera all'interno del guscio di frolla e ci aiutiamo con un cucchiaio a distribuirla per bene da tutte le parti facendola restare bene nei bordi. Non vi ho mostrato tutti i passaggi perché riprendermi e fare l'azione diventa troppo complicato. Comunque, come potete vedere, ho messo un altro disco di pasta frolla che coincide con la nostra tortiera. Ora mettiamo sulla superficie dei pinoli in questo modo e preriscaldiamo il nostro forno a 170 gradi. Quando il forno sarà ben caldo inforniamo per una mezz'oretta circa. Calcolate sempre che la mia torta è piccolina, per una torta più grande ci vorranno 5-10 minuti in più. Ed ecco la nostra torta della nonna appena sfornata. Faccio ora la ripresa perché penso che durerà pochissimo. Ad ogni modo, quando la torta è bella fredda, mettete sulla superficie abbondante zucchero a velo. Domani faccio la foto anche all'interno e vi metto nel video la foto di una fetta. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e che, come al solito, proverete a farla a casa. Noi intanto ci vediamo alla prossima videoricetta!